Basta polizia nelle nostre scuole. Uno slogan lanciato dall'Unione Studenti Lombardia e rilanciato dai colleghi adolescenti di Como. Un volantino che gira sui social network e annuncia un incontro pubblico sul tema a Como per giovedì prossimo. In sostanza, gli studenti accusano le forze dell'ordine di promuovere un clima di tensione e repressione inaccettabile, puntano il dito contro i controlli severissimi, contro i blitz a scuola con i cani antidroga, nei quali si perquisiscono, si legge ancora nel volantino, studenti minorenni per punirli in maniera spropositata. Ci troveremo a Villa Olmo giovedì 23 aprile alle 15.30, conclude il manifesto firmato dall'Unione Studenti Lombardia, per discutere e fare un atto di denuncia pubblica per chi continua a voler portare più repressione e controllo nelle scuole. Frasi che colpiscono, e in modo tutt'altro che positivo, chi si occupa di scuola e di sicurezza. Questo è il partito dell'antipolizia, dice Ernesto Molteni, segretario provinciale del Sindacato Autonomo Polizia. Un partito trasversale che sta prendendo piede in Italia a ogni livello. Purtroppo c'è chi pensa che il primo nemico sia chi fa rispettare le regole della convivenza civile ed evidentemente strumentalizza anche i giovani. I ragazzi, aggiunge il segretario del SAP, non hanno tutte le colpe. Le responsabilità sono anche di chi veicola questi messaggi e di chi educa senza certi principi. Qualcuno vede addirittura nel tutore dell'ordine un nemico. È assurdo, conclude Molteni. Pensavamo che certi contrasti, certi modi di vedere la società se ne fossero andati con gli anni 70. Apparentemente non è così. Il nostro dovere è informare, prevenire, ma anche intervenire con la repressione dove necessario, perché purtroppo parliamo spesso di ragazzini piccoli, commenta Enrico Tedoldi, preside dell'Istituto Magistri Cumacini di Como. Il problema della droga investe fasce d'età sempre più basse. Il dovere delle famiglie e delle scuole è di vigilare. Tengo inoltre a precisare, aggiunge il dirigente scolastico, che i controlli delle forze dell'ordine sono sempre condotti in accordo con noi presidi. A distanza di anni, conclude Tedoldi, ci sono ragazzi che addirittura vengono a ringraziarmi.